Ciao, qui Danilo Marucca di drittoalameta.it e in questo video ti parlo delle quattro stagioni della vita. Devi considerare che tutto nel mondo funziona a cicli. C'è il ciclo di una donna, c'è il ciclo lunare, c'è il ciclo dell'ispirazione e dell'espirazione. Qualunque cosa funziona a cicli. Se ci pensi, dopo il giorno arriva la notte, dopo le opportunità arrivano le difficoltà. Dopo l'espansione arriva la contrazione e tutto funziona così e noi non possiamo cambiare questa cosa. Ma poiché la vita si muove ad un ritmo che possiamo imparare a sfruttare a nostro vantaggio, vediamo quali sono queste quattro stagioni della vita. La prima stagione è quella dell'inverno. L'inverno arriva sempre, a volte è lungo, a volte è breve, a volte è rigido. Ma arriva sempre. Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo innanzitutto imparare a gestire gli inverni. Gli inverni ce ne sono di ogni tipo, ci sono quelli economici, ci sono quelli fisici, in cui la nostra salute è messa a dura prova, ci sono quelli personali, quando magari subiamo delle delusioni dalle persone che credevamo amiche. L'inverno, insomma, è un momento in cui dobbiamo fare i conti con le difficoltà della vita. Ma come si fa a gestire gli inverni? Infatti, tante persone fingono che gli inverni non esistano. Ed è un po' come prendere un calendario, strappare le pagine di gennaio e febbraio, ma questo di certo non aiuta. Quindi le persone mature, che fanno della crescita personale una loro priorità, usano l'inverno per diventare persone migliori. Usano l'inverno per diventare più sagge, più forti e per migliorare a 360 gradi. L'errore più comune che fanno le persone è quello di vivere gli inverni della propria vita semplicemente desiderando che arrivi il prima possibile la primavera. Non comprendono però che bisogna assolutamente impegnarsi per fare in modo che l'inverno venga sfruttato a nostro vantaggio. La seconda stagione è quella della primavera ed è la stagione in cui bisogna approfittare della situazione. Se l'inverno è la stagione in cui bisogna diventare forti, in questa stagione bisogna approfittare della situazione. La primavera è sempre ricca di enormi potenzialità, è sempre ricca di enormi occasioni e quindi bisogna sfruttarla. Le opportunità infatti fanno seguito alle avversità, tanto che quando vivi delle difficoltà puoi già dire a te stesso sono in arrivo delle opportunità. L'espansione viene sempre dopo la recessione. Quindi non lasciarti confondere dal clima mite della primavera. Se vuoi arrivare all'autunno, devi seminare in primavera. Questo è un passaggio fondamentale. O impari a seminare bene in primavera, oppure sarai costretto a chiedere l'elemosina in autunno. Insomma, datti da fare in primavera. Valorizza te stesso, impegnati, non sprecare tempo, focalizzati sui tuoi obiettivi, fai ogni azione possibile per raggiungere le tue mete. Nel periodo della primavera studia, leggi, partecipa a corsi e seminari. Non sprecare questo tempo perché è fondamentale. Dopo la primavera chiaramente arriva l'estate ed è la stagione in cui bisogna aver cura di se stessi, degli altri ed è il periodo in cui una persona tende solitamente a rilassarsi. E in questo periodo, in questa stagione della vita, è fondamentale proteggere ciò che tu hai costruito e godertelo, perché tante persone raggiungono un obiettivo. Poi ne raggiungono un altro anche più ambizioso, ma fanno estrema difficoltà a godersi i risultati che stanno raggiungendo. In questa stagione della vita dovresti curare chiaramente tutto ciò che hai creato, ma godertelo. Bisogna proteggerlo perché una volta che tu hai costruito un bel giardino, ci sarà sempre qualcuno che farà di tutto per distruggerlo. E poi devi comunque sia godertelo perché altrimenti non ha senso l'averlo raggiunto. Quindi ogni valore, ogni risultato va sicuramente protetto. Se non sei capace di difendere ciò in cui credi, quando arriverà l'autunno non ti resterà più niente. Quindi usa l'estate per prenderti cura di tutto ciò che hai costruito. E infine l'ultima stagione è quella dell'autunno ed è la stagione in cui bisogna assolutamente prendersi delle responsabilità. Impara in autunno a raccogliere i risultati delle tue primavere
e delle tue stati, quando potrebbe essere il momento migliore per te. La saggezza che raggiungi è misurata sulla base della tua capacità di assumerti la piena responsabilità dei raccolti che hai coltivato, indipendentemente dal fatto che siano abbondanti o che siano miseri, indipendentemente da quali risultati ottieni, sia in positivo che negativo, chiamatene responsabile. Essere responsabili, saggi e maturi significa accettare di avere la responsabilità per i risultati che si producono nella propria vita. Se io ho un obiettivo, è mia responsabilità raggiungerlo, non dei miei genitori, non dei miei amici, non del mio partner. La responsabilità è mia, non mi aspetto che siano gli altri a motivarmi, a supportarmi, ad aiutarmi nel raggiungere determinate mete. Quelle mete sono le mie e io farò di tutto per raggiungerle. E sono assolutamente l'unico responsabile del fatto che io raggiunga quelle mete oppure no. Quindi accetta l'autunno senza scuse e senza lamentele. Prenditi la responsabilità di cambiare ciò che non ti piace. Molte volte noi abbiamo degli obiettivi e crediamo che ci siano delle forze esterne che ci impediscono di raggiungere queste mete. In realtà non è proprio così. Noi semplicemente diventiamo, nella maggior parte dei casi, i nemici peggiori di noi stessi. Non facciamo tutto ciò che è in nostro potere fare per raggiungere determinati obiettivi. Quindi prenditi la responsabilità e vatti a prendere i risultati che davvero desideri. Queste quattro stagioni della vita sono cicliche, quindi si susseguono, ma devi assolutamente imparare a sfruttare ognuna di queste stagioni. Bene, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!